Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace di Dio sia con tutti voi. Ecco, vogliamo veramente rallegrarci con il Signore, con la Madonna, con Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, per questo tempo, per questa occasione, per questa Eucaristia che ci dà da celebrare qui in mezzo alla natura. La natura è stupenda anche d'inverno, ormai l'inverno è iniziato anche così civilmente, e quello che importa è che Dio vuole dare a noi il suo spirito perché possiamo non vivere nell'inverno, nel freddo, nel ghiaccio, ma con un cuore caldissimo di amore, che è proprio l'avvento di Gesù Cristo che viene a portarci l'amore, la misericordia, il perdono, quella vita nuova. Ecco, rallegriamoci questo, perché allora scopriamo che è possibile anche per noi proprio poter essere felici e vivere bene. Ecco, chiediamo al Signore perdono per tutte quelle volte che non ci rendiamo disponibili a Dio, ma ci adattiamo a tante cose umane, fasulle, frivole, che non sanno da niente, e non ci lasciamo guidare da Dio, Dio che vuole fare una grande storia con ciascuno di noi. Ecco, chiediamogli perdono di tutto. Dal secondo libro di Samuele. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più i malfattori, non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede, a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret. E la Vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. E la Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei le disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse il saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre nella casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Ecco, vogliamo accogliere anche questa notte la sapienza che il Signore vuole donarci. Ecco, è la quarta settimana, quarta domenica di Avvento. Non ci sarà la quarta settimana perché lunedì è già Natale. Quest'anno abbiamo un avvento molto breve, manca di una settimana, però la sapienza ci viene donata lo stesso. Vedete che ogni domenica ha una sua sapienza. Ecco, questo tempo di avvento, questo tempo di attesa. E Maria è colei che veramente ha saputo attendere. Attendere i 9 mesi per la gestazione di Gesù nel suo grembo e in questo momento attendere anche la nascita di Gesù. Ecco, Maria che è scelta da Dio. Potremmo dire che tutta la liturgia di questa domenica, quarta di Avvento, è proprio una liturgia che ci mette in evidenza come Dio guida la storia di ogni uomo. Ed è Gesù Cristo che nascendo, ecco il valore del Natale, no? Nascendo nell'umanità, nelle tenebre, là dove c'era il peccato, dove c'era lo stridore della morte, Gesù viene a portarci la luce, la salvezza, la liberazione dal peccato, il cuore nuovo. E questo lo vuole realizzare in ciascuno di noi. Ecco Dio che vuol donare a noi questa vita nuova, liberandoci dal peccato e dandoci il suo spirito e la capacità di amare. Dio che fa una storia con noi. E la storia non è tanto, non è solo il vivere quotidiano, perché un vivere quotidiano che è un po' anche impegnativo ed è legato ai fatti che ogni famiglia e ogni persona vive quotidianamente. Ecco che passare da quell'attitudine che abbiamo, che siamo tutto noi che facciamo, che devo fare tutto io, che devo fare pensare io a tutta la famiglia, e di fronte a questo nostro voler fare
troviamo, diciamo, l'ingratitudine degli altri, che non ci capiscono, che non ci aiutano, che non ci ascoltano, e perciò dobbiamo portare anche il peso degli altri, ecco, rende il nostro vivere quotidiano molto umano e diventa tremendo, non è un vivere. Se poi entrano i fattori di quel bene umano che anche la psicologia può portare, adesso c'è una strage di psicologi, psicoterapeuti, medicina a non finire per dare pace all'uomo, e qualche volta riescono anche a farlo perché qualche medicina può far bene a qualcuno, ma in genere è molto dubbioso. Ecco, invece c'è Gesù che di fronte alla nostra realtà così, che vogliamo far tutto noi, che tocca fare tutto noi, e ci lamentiamo e brontoliamo e siamo affannati di l'uno dell'altro. Ecco, di fronte a questa realtà Gesù ci dice: fermati, non è questo il modo di vivere. Il mondo cerca di alienarci, no? Bisogna andare a sciare, bisogna andare alla pallacanestro, al nuoto, adesso c'è un mucchio di attività che sono buone, non sono cattive, ma non si sciolgono il problema della vita, perché ci lasciano in questa realtà di dubbio, questa realtà che non tutto va dritto, anzi molti lavorano contro di noi per farci una storta. Ecco, Gesù ti dice non aver paura, anche di fronte a questa realtà. Puoi farle, questa realtà non c'è mica male, però non ti danno la vita. Perché? Perché la vita è quella che ci insegna Maria. La realtà di Maria, cosa doveva fare lei? Di fronte all'annuncio che diventerai madre di Dio. O esaltarsi e dire: finalmente va scelto me, vedrai cosa combinerò io. Da sola non avrebbe combinato niente così. Oppure tirarsi indietro, paura. Perché? Perché se rimaneva incinta fuori del matrimonio veniva lapidata. Erano senza paura quei tempi. E suo padre, che era uno rigido, uno di quelli radicali, avrebbe certamente tirato la prima pietra contro sua figlia perché ha disonorato la famiglia. Guardate un po' che situazione che c'è attorno a Maria e Dio non se ne cura. Dice a Maria: vuoi diventare la madre del mio Signore? E Maria è lì: ma come faccio? Non conosco un uomo. Ecco, riflettiamo su questa, non tentennamento di Maria, ma su questa realtà veramente triste che si trova Maria. Cos'è che ha Maria di speciale? Che è piena di spirito. Ti chiede come avviene questo. E l'angelo dice: non aver paura Maria, avviene per opera dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo entrerà in te e donerà a te quella potenza che l'uomo non può dare perché generi un Dio, ma che lo Spirito Santo ti può dare perché a Dio niente è impossibile. Ecco, vedete come diventa simile quello che ha Maria nel suo pensare, nel suo agire, nel suo chiedersi, simile al nostro vivere quotidiano, solo che il nostro vivere quotidiano è molto terra a terra, perché lo facciamo brontolando, perché ci tocca fare così e non possiamo cambiare, perché gli altri non ci ascoltano. Ecco, in questa realtà nostra, triste, nella realtà di Maria, cosa avviene? Le due realtà nostre diverse, noi poveri umani, qui peccato, Maria invece immacolata da piena di grazia. Allora noi diciamo: ma Maria è stata fortunata, perciò è riuscita.
non è questo. Che cosa ha creduto Maria? Maria ha creduto che lo Spirito Santo poteva generare Gesù in lei. E noi cos'è che non crediamo nella nostra vita quotidiana, triste, preoccupata, ansiosa? Cos'è? Non crediamo allo Spirito Santo che può fare la stessa cosa in noi, aiutarci a vivere in pace, sereni, nonostante tutte le difficoltà che ci sono, nonostante tutte le croci che ci sono, che non è indifferenza. Non è come dicono i psicologi, non vai d'accordo, ma dividiti, vivi la tua vita, falla in pace. E sciolgono il problema umanamente e creano una distruzione di famiglie e di persone. Quante persone tristi perché si sono divise, anche se non lo dicono, ma dentro è un inferno. Vada a passare di persona in persona. I figli, poveracci, non sanno più come stare, con chi stare, è una confusione terribile. Ecco, in questa realtà, qualunque sia la nostra realtà, e nella realtà umana che viviamo, ecco, c'è Gesù, c'è la parola che ci dice i perni del nostro vivere quotidiano, di vivere con sicurezza, con serenità, con pace. Chi fa la tua vita non sei tu, anche se materialmente fai tante cose, ma chi fa la tua vita è lo Spirito Santo, è Dio. È Dio che vive con te, è Dio che ti aiuta. Il malanno nostro, a differenza di Maria, qual è? Che Maria, piena di Spirito, crede allo Spirito Santo e fa, e dice: sono la serva del Signore. La nostra differenza cos'è? Che non abbiamo fede, non ci crediamo. O a parole diciamo che ci crediamo, però dopo nella realtà brontoliamo, mormoriamo. Perché? Perché vediamo che l'altro, qualunque esso sia, non ci ascolta e rimane sempre lo stesso. E perciò siamo tristi, come sconfitti. Gesù invece ci dice: no, non badare. Non è l'altro che deve cambiare, è tu che hai da accogliere dentro di te lo Spirito Santo, che ti fa convinta che a Dio niente è impossibile. E riporta la testimonianza di Elisabetta. Guarda, Elisabetta vecchia genera un figlio, Giovanni il Battista, perché a Dio niente è impossibile, fa tutto. E allora qual è la conclusione nostra? Ma credi in questo Dio? Aumenta questa fede? Ecco la preghiera, il pregare il Signore: dammi lo Spirito, dammi la fede che io possa credere che riesca a cambiare il mio cuore, che io riesca a amare, dare tutta la potenza che ho e che nei fatti di ogni giorno, e noi vediamo come il nostro vivere quotidiano è pieno di fatti negativi, pieno di fatti che ci fanno soffrire, pieno di fatti che ci deludono, siamo tanto tristi, tanto delusi. E il Signore ci dice: non aver paura, ci sono io, c'è lo Spirito Santo, niente impossibile a me, credi a me. Ecco, questo è quello che è venuto a fare in Maria lo Spirito Santo e il disegno di Dio. La parola ci insegna anche, guarda la storia di Davide. Chi ha costruito Davide? È stato Dio. Era un povero pastorello che avrebbe finito tutta la sua vita vivendo da pastorello. E invece Dio lo chiama: andate a prendere quel ragazzino, che venga, perché quello è l'unto di Dio. E lo unge, lo diventa re. Lo aiuta a vincere Golia, gli aiuta a crescere, ti aiuta a entrare nella reggia di Saul, anche se Saul è invidioso, lo vuole uccidere, ma non verrà ucciso perché Dio lo difende e lo rende vittorioso di fronte a tutti i nemici. Chi è che fa questa storia? Ed è lo stesso Dio, come abbiamo sentito nella prima lettura: io ti ho tratto, io ho fatto, Dio che dice.
E Davide non è diverso da noi. Ha creduto, si è lasciato portare, ha constatato, ha fatto esperienza che Dio è intervenuto nella sua vita. Ecco che possa succedere anche per noi. Guardate che Dio vuole, come ha fatto con Davide, vuole, come ha fatto con Maria, dare a noi la pienezza dello Spirito e renderci capaci di cambiare la vita, cambiare il cuore. Cuore come Gesù Cristo, non come piace a noi, non le mie idee, il mio modo di fare, ma cuore come Gesù Cristo. E Dio è sempre con noi che fa la nostra storia. Tutti i fatti ci dice non aver paura, affrontano. Ecco il credere in Dio. E Natale in fondo è questo. Gesù Cristo è venuto a dirci guarda a me. È vero che io sono Dio, ma proprio perché sono Dio sono venuto per aiutarti. E do a te il mio Spirito, lo Spirito Santo, per vivere quotidianamente. E ti do a te proprio questa sicurezza, niente impossibile a Dio. Guarda anche Elisabetta, genera, lei vecchia, che non poteva più generare, eppure genera un figlio. Dio che guida la nostra vita. Dio che dà a noi, e Gesù Cristo vive tutta la nostra vita, è entrato nell'umanità piena di peccato e non è stata una vita comoda. E Dio poteva benissimo fargli la vita comoda, non l'ha fatta, è vita come gli altri. E subito è cercato da Erode per ucciderlo. È vero, ci sono stati i pastori buoni, i re magi, qualche altra persona che è andato a trovare Maria, visitare Maria con Giuseppe e Gesù, però ha vissuto la vita. E Gesù, il Natale nostro, anche se viviamo in mezzo a un consumismo spietato, il Natale nostro è proprio Dio che viene sulla terra per stare con noi sempre, come ha fatto con Maria, donarci lo Spirito Santo, donarci questa convinzione, questa fede che a Dio niente è impossibile, e ci rende capaci di affrontare tutte le croci, capaci di vivere come ha vissuto Gesù Cristo. Ecco il disegno di Dio su Gesù Cristo. E il Padre non si è tirato indietro, no, ha voluto che vivesse tutto, anche la passione, anche la crocifissione. Robe assurde, però l'amore massimo dov'è? Sulla croce. La croce è il segno dell'amore, per poi vivere da risorti. E questo ci viene dato nel battesimo e vuole che anche noi viviamo questo Natale come tutti i Natali, sempre più convinti e credere, crescere nella fede che Dio, come ha agito in Gesù, che l'ha accompagnato durante tutta la vita, come ha agito in Maria, che gli ha dato questa possibilità di generare, come ha agito in Davide, così Dio agisce anche in ciascuno di noi. È solo problema di fede, di credere. Il mondo è rovescio, il mondo ci inganna, il mondo ci dice fatti furbo, ci imbroglia, e se non sei furbo e non ci imbroglia non si combina niente. Se invece tu hai lo Spirito dentro sei molto più furbo nel senso divino che non l'uomo. L'uomo inganna, l'uomo è prepotente, malizioso. Dio ti dà la furbizia della rettitudine, dell'amore, della fortezza, il coraggio di amare, di dare la vita per gli altri fino a perdonare sempre. Ecco, che il Signore ci aiuti a comprendere questi concetti, questi valori, che il Vangelo di questa domenica è stupendo, è basilare. E il cristiano allora diventa sereno, forte, coraggioso, signore di se stesso e signore anche degli altri, anche se può essere perseguitato, umiliato, deriso. Perché il cristiano porta questa testimonianza. Quante volte noi vorremmo che i fatti andassero come piace a noi, anche buoni, non so, buoni.
ci sono certe esperienze di donne che attendono il marito, dice: sono qua, l'aspetto, le voglio bene, le voglio aiutarlo, voglio che torni, ma che non succede niente. Allora, se abbiamo fede, diciamo: continua, Signore, a darmi spirito per attenderlo. Se non abbiamo fede, come dicono i psicologi, fatti la tua vita e via. Ma non è farsi la vita così. Gesù invece ci dà la vera vita, lo spirito per attendere e per affrontare la vita con tutti i sacrifici che ci sono. Però aiutati dallo spirito di Dio è tutto diverso. Allora il nostro vivere ha senso, perché diventiamo sapienti della sapienza di Dio. Diventiamo anche capaci di affrontare tutte le difficoltà che da soli invece non riusciamo. Quante volte siamo là a brontolare sempre perché certi problemi non si risolvono? E finché siamo là a brontolare non succede niente. Allora cosa devo fare? Mettiti con Dio, accetta lo Spirito Santo. A Dio niente è impossibile, ma non per fare quello che vuoi tu, ma per fare il progetto di Dio. Lascia che sia Dio che ti guidi, che forse quella croce ci sta bene perché ci ridimensiona, ci matura, ci rende forti, capaci di amare. Senza quella croce non potremmo tenere niente. Il mondo ti dice: scappa dalla croce, invece no. Ecco Maria che non ha paura anche di essere lapidata, perché sa che Dio provvederà, lo Spirito Santo l'aiuta. Ed è lo Spirito che ammonisce e rende di cuore tenero la madre prima e poi il padre, e anche il ribelle di Giuseppe che la voleva licenziare, mandare a casa in segreto, era buono, però la mandava a casa. E dice il Signore: va e conferma Giuseppe, guarda che opera di Dio. Ecco che questa liturgia ci dia proprio la capacità anche di comprendere il Natale. Pensiamo che il mondo faccia folklore, chiasso, soldi, denaro, quello che volete. Noi facciamolo, sì, facciamo festa, facciamola, ma facciamola con spirito, sapendo che Dio ci aiuta nella vita e sapendo che come ha aiutato, ripeto, queste persone, Dio aiuta ciascuno di noi. Volevo ricordare che domani alle 3:30 faremo la messa, alle 15:30, quella della quarta domenica di Avvento. Poi alle 22 ci sarà la messa di notte di Natale. Ci sarà l'arciprete, il Monsignore di San Mauro, che presiede un po' una celebrazione per tutti i paesi qua vicini. Ci sarà parecchia gente. Chi vuole venire può venire, chi vuole venire alle 3, alle 15:30 anche a quella, però non state a fare troppe messe, una fatta bene, ma molto bene. Potete anche stare a casa a tutte e due, non abbiate paura che non casca la chiesa. In ogni modo questo è l'orario. Poi il Natale faremo ancora alle 15:30 la Santa Messa. Naturalmente c'è il pranzo che porta via e che occupa il tempo, perché bisogna pranzare adagio, con calma, fatto bene anche con tutto quello che occorre, perché il Signore non è contrario anche al mangiare, specialmente se è fatto con dignità, con modo, diciamo, no? Ecco, dopo non l'altro, se non ci vediamo, buon Natale a tutti, vivetelo in pace, sereni. Cercate di volervi bene, proprio tanto, perché è l'unica roba che il Signore ci insegna a fare, che è la più bella, e noi ma che non ci pensiamo. Pensiamoci invece, dai, anche stasera è una serata bella, fuori è più caldo di dentro, non è tanto sereno, forse non lo so, perché è variabile un po' il tempo. Però dai, ringraziamo il Signore di tutto e buonanotte.